Abbiamo voluto ricordare l'insediamento della prima giunta del dopoguerra, nominata di concerto tra il CLN e il Comando Militare Alleato, che proprio 70 anni fa, nel 18 settembre del 1944, aveva il suo insediamento ufficiale. Credo che sia stato un momento significativo ricordare nel quadro di un percorso di recupero della memoria che questa amministrazione sta facendo, di scoprire anche questo momento, valorizzare il percorso di questi personaggi ormai lontani nel tempo, ma che credo che vadano ricordati proprio nel senso di mettersi a disposizione in un periodo storico drammatico in cui praticamente Pisa era distrutta, era rimasto in piedi pochissimo, la popolazione era drasticamente ridotta tra le vittime e tra coloro che erano soldati altrove. Ci fu un gruppo di persone che si misero a disposizione per cercare di rendere un servizio alla propria città. Credo che vadano ricordati, il Consiglio Comunale ha ritenuto di dover in qualche modo onorare la memoria di questi missionari della politica, cercando di organizzare iniziative, di cui questo credo che sia soltanto il primo esempio, di concerto anche con storici delle nostre accademie, perché credo che ci sia bisogno di un approfondimento scientifico, ci sia bisogno poi anche di trovare forme nuove, come può essere dedicare un logo o comunque delle iniziative significative per ricordare questo periodo storico.